diciamo, non penso di dire nulla nello specifico sul centro, perché lo sta facendo già molto bene la presentatrice Marcella, sta raccontando tutto quello che facciamo. Io voglio semplicemente dire che è la prima volta in tanti anni che noi facciamo una manifestazione del genere, una serata di beneficenza. E l'idea di farla non è tanto veramente per anche, diciamo, il risultato materiale che si avrà, che comunque sarà tutto dedicato a comprare cose per i ragazzi, ma proprio perché ritenevamo fosse giusto dare voce al lavoro silente che si fa ogni giorno da 2 anni quasi al centro. Tante volte le cose si danno per scontate e non è giusto. Quindi accendere i riflettori sul lavoro difficile come quello dell'operatore sociale credo sia giusto, perché è un lavoro che non si può fare, diciamo, semplicemente accendendo un interruttore. Bisogna sempre essere lì, ben presenti, e talvolta le difficoltà che si incontrano mettono a dura prova proprio anche gli operatori. Quindi questo è più che altro il valore immateriale, il materiale della vicinanza di tutti voi, questo è quello che ci ha spinto, insomma, a questa serata. E concordiamo in pieno con quello che diceva la presentatrice parlando di Don Milani, se è molto più quello che i ragazzi ci danno di quello che noi diamo loro, ed è per questo che noi siamo ancora qui. I ragazzi del Centro Milani, diciamo, non sono un coro che segue lezioni di musica come i cori che avete ascoltato precedentemente, sono ragazzi che partecipano con noi al laboratorio. In questo frangente sono tutto il gruppo che partecipa al laboratorio teatrale che si svolge in collaborazione con l'associazione Il Torchio, e quindi, insomma, loro con la loro musica e la loro voce parlano meglio sicuramente di me e degli altri, e quindi io farei cantare loro. Grazie ragazzi.
anni vi ringraziamo per tutto quello che fate, sia per me che per tutti gli altri. Grazie a tutti voi che collaborate in questo centro, per noi i compiti non sono più un problema. Alcuni miei amici non vogliono andare dopo scuola perché si annoiano. Invece il nostro centro è così speciale perché facciamo tantissime attività, per esempio anche il modo di vivere civile. Un grazie a tutti, ma soprattutto alla dottoressa Laura e al signor sindaco che ci aiutano a non far chiudere il nostro centro. Tutti voi collaboratori ci stampate un sorriso sulle labbra, anche se a volte non si vede. Con affetto e simpatia ai vostri cari ragazzi del centro Lorenzo Milani. Grande a Laura Panzini, perché già ha ricevuto troppi ringraziamenti. Un grazie invece a Marcella, che oltre ad essere una brava professoressa, insegnante, è anche una bravissima presentatrice, disponibile e competente. Un applauso a Marcella. Iniziamo, lei ne ha detto due, Marcella ne facciamo tre, perché vorrei fare tre tecniche. Sono tre canzoni mirate a tre obiettivi diversi ma tutti importanti fra loro. A Laura Panzini non voglio ringraziarmi, esimo la ringraziare, però le voglio dedicare la prima canzone. Perché? Perché praticamente è una canzone, come diceva Marcella, cantata in tutto il mondo, ma è anche una canzone che ci fa volare un po' tutti quanti, no? E io vorrei proprio dedicare questa canzone a tutti gli operatori del sociale, del terzo settore, e in particolare a Laura Panzini e a Salvatore Sponzo. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito. Thank you.
ti ho